Grazie Presidente, molto meno, anche perché parliamo di un atto squisitamente tecnico. Chiaramente chi mastica la materia dei lavori pubblici e soprattutto di Roma Capitale sa che questo regolamento sugli scavi dei sottoservizi che vengono fatti nel territorio di Roma Capitale è fondamentale. È chiaro che io sto apportando insieme alla consigliera Guerrini delle modifiche al regolamento scavi, così conosciuto, che fu approvato dal commissario straordinario Tronca nel marzo 2016. È un regolamento che ha bisogno quindi dopo 5 anni di un'attualizzazione è un regolamento di assemblea capitolina, quindi lo strumento che hanno gli uffici, perché questo è un regolamento, ripeto, molto tecnico ed è strumento proprio degli uffici per quanto riguarda i ripristini e gli scavi e i ripristini dei sottoservizi, che per chi ci segue lo diciamo sono le reti fognarie, le reti idriche, telefoniche, quindi tutto ciò che serve per vivere la città. Ecco, io sono strumento in questo momento degli uffici perché insieme abbiamo visto che c'era bisogno di un aggiornamento dovuto ai 5 anni passati, che hanno portato molte novità, come ad esempio anche la pandemia, con i vari decreti semplificazione e microscavi, che gli uffici di Roma Capitale vogliono utilizzare tramite il regolamento del verde. Il regolamento del verde di Roma Capitifiche si sono tenute necessarie proprio per questo dialogo. Delle modifiche importanti per quanto riguarda il ripristino, massacrano, questa è la parola, le nostre strade, tale divenga di nuovo insomma privo di buche, perché abbiamo notato quando noi ci siamo insediate che una delle cause principali delle buche di Roma era proprio il cattivo ripristino degli scavi stradali. È chiaro che c'è un dialogo aperto anche grazie all'assessorato delle infrastrutture, all'assessora Meleo, con le imprese di sottoservizi. Questo dialogo è sempre aperto, ha portato chiaramente a dei miglioramenti, tant'è vero che molte strade vengono rifatte dalle società di sottoservizi perché sono tenute a rifarle, ma abbiamo pensato che c'era bisogno di apportare delle modifiche per tutelare maggiormente il patrimonio stradale della città. Non ultimo vi ricordo che è stato votato, noi lo chiamiamo l'addendum, cioè la parte contrattualistica del regolamento scavi, che chiaramente Tronca per motivi di tempo non aveva potuto fare, è stato approvato nel settembre 2020 dalla giunta attuale. Anche in questo caso abbiamo notato che il regolamento scavi appunto del 2016 non dialogava bene con questo addendum, quindi per forza di cose si sono dovute apportare delle modifiche. Allora, in conclusione, cosa accade? Che la delibera, per come la vedete, sono le modifiche, chiamiamole così, molto scarne, per dialogare con questo cosiddetto addendum votato dalla giunta capitolina nel settembre 2020. Siccome questa delibera è stata poi, io l'ho insieme alla consigliera Guerrini, l'abbiamo protocollata a dicembre del 2020, è passato del tempo durante il quale sono stati approvati dei regolamenti importantissimi qui in Assemblea Capitolina, come il regolamento del verde, e importanti innovazioni normative. Quindi tra dicembre e oggi sono successe tantissime cose che noi abbiamo pensato di inserirlo nel regolamento scavi. Questo lo dico, e queste ultime modifiche fanno parte degli emendamenti, così non interverrò e andremo in votazione.
Anticipo pure che ho presentato un ordine del giorno appunto collegato al regolamento scavi che vede le firme non solo del Movimento 5 Stelle ma anche ormai del Piano di Roma, del Partito Democratico e anche di Fratelli d'Italia. Quindi è un ordine del giorno trasversale, poi in caso quello magari un piccolo intervento lo faremo. Quindi sono delle modifiche in sostanza per aggiornare il regolamento scavi, vista l'introduzione di tantissime norme sia regolamentari che addirittura normative nazionali. E io direi, non aggiungo altro perché, ripeto, è un lavoro fatto con gli uffici, molto tecnico e quindi non annoio di più la platea. Grazie.